La devastazione di Castelnuovo, in pratica, è incominciata dalla scoperta della lignite. Siccome il giacimento lignitifero si incuneava quasi sotto il paese, Castelnuovo è franato e fatto franare appositamente per evitare i pericoli, e quel cocuzzolo testardamente che è rimasto è un quinto di paese. La storia industriale di Castelnuovo, dopo un lungo periodo in cui la gente graffiava il terreno per trovare la lignite, nel 1866, dopo varie piccole società di fatto, è avvenuta la grande esplosione industriale e si trasformò in società mineraria ed elettrica del Valdarno. Poi nel 1957 incominciarono a arrivare al banco lignitifero mediante l'asportazione del manto di copertura. Principiò a franare paesi come San Martino, si crearono laghi e quindi si dissestò il paesaggio. Si ridusse la zona a un grande cratere. Per coltivare la lignite arrivammo quasi al livello del mare, noi che siamo così alti. Ora è rimasta questa zona devastata e l'Enel ha incominciato a fare un certo ripristino, costruendo un lago di cui ha già iniziato a fare le sponde. Comunque l'Ene ha fatto tanto per ricostituire il paesaggio e tanto ancora dovrà fare. Zona sono esistite tre miniere, tre bocche di miniera, tre discenderie, tra cui Allori, San Donato, Gaville. In queste miniere, in queste discenderie venivano adoperate anche dai minatori con lanterne e attrezzi che si recavano giù ai piani di lavoro fino a 120-130 metri in sotterraneo. In miniera, in cava non ci si poteva andare, però chi passava chiudeva gli occhi quando vedeva le Mapucci, ma era una gioia immensa quando, zappando, affiorava una compenetrazione siliscea della lignite. Per me ripulirla era un qualcosa come cesellare un oro, ecco. Questa valle è stata sede del cervello minerario, del cervello del banco di lignite. Quel palazzo che vediamo là, sulla sua sinistra esistevano due discenderie e un'altra sulla destra. La lignite ha navigato per un pezzo fra le nebbie dell'incertezza, i primi pionieri che la scoprirono, e fra un sacco di titubanze e di paure, perché non si rendevano conto questa cosa nera, bruna, cosa poteva essere. Per essere pietra era leggera, per essere un qualche cosa d'altro non la conoscevano. Cominciarono a trovare gli ultimi alberi depositati nella melma, che chiamavano gli stecconi. La lignite è un carbone a lieve carbonizzazione, non sono altro che alberi franati in questa torbiera e che poi, mediante un processo inverso a quello della crescita, hanno fossilizzato. Quindi gli alberi che lasciavano cadere le foglie si depositavano in fondo e quindi si è creato queste filliti, queste foglie o fossili o rametti, e sono cose che risalgono anche a un milione di anni. Thank you.
La lignite ora è finita ed è finita tutta una cultura di tante tradizioni, di un'arte che ha avuto in queste miniere e in questo paese elementi infaticabili, capaci, ai quali doveva essere riconosciuto a pieno merito il titolo di maestri. Questo museo per me è una grande cosa ed ho speso molti anni per poterlo realizzare. Qui ci sono molti, molti minerali. Di questi alcuni anche rari come l'anapaite e la vivianite ed io li ho museati in queste due stanze. Piazza Cesare Battisti, mi ricordo i palchi per farci suonare la banda, la famosa banda paesana che allora andava per la maggiore. E a Castelnuovo ci sono stati anche la bellezza di 5 o 6 barbieri. Tra l'altro alcuni di loro facevano anche il calzolaio nello stesso tempo, barbiere e calzolaio. Amato paese, le case vetuste, le strade contorte, sconnesse ed anguste. Però, se partivo, poi quando tornavo sentivo l'ampiezza di quanto t'amavo. Adesso che i mostri di carne e di acciaio t'han quasi ingoiato, da ciò la ragione del verbo al passato, più vivo di sempre esiste il ricordo, più vivo di sempre l'affetto, l'amore. Ma finché avrò vita, o mio paesello, vedrò rimbalzarmi dal cuore al cervello l'immagine tua possente, scolpita.